In Italia, come nel resto del mondo, si stanno diffondendo da settimane, da qualche mese, delle varianti del virus SARS-CoV-2 e questo ovviamente ha creato un po' di allarme tra la popolazione, ma anche un po' tra gli esperti. Qual è stato l'impatto in Italia e i farmaci che sono utilizzati normalmente per la gestione di questo virus, che sono stati sperimentati in questi mesi, possono agire anche su queste varianti? Ne parliamo con la professoressa Daniela Francisci. Allora, professoressa, qual è stato l'impatto delle varianti nel nostro paese, soprattutto nella sua regione? L'impatto in Umbria è stato veramente pesante perché noi a partire dalla fine del mese di dicembre, mentre diciamo, nelle regioni limitrofe stavano assistendo ad una graduale riduzione del numero dei casi, noi abbiamo avuto un incremento estremamente significativo di casi. Addirittura c'è stata una divisione all'interno della regione con la provincia di Perugia fortemente colpita dai nuovi casi, mentre la provincia di Terni era in linea con quanto stava accadendo nelle regioni limitrofe. La sorpresa grande è stata quella di scoprire, purtroppo con alcune settimane di ritardo rispetto a questo fenomeno di incremento, che in Umbria prevaleva in maniera massiccia la variante brasiliana. Questo è un po' in controtendenza con quello che sta succedendo attualmente in altre regioni dove la variante inglese si sta diffondendo in maniera importante. Noi in Umbria siamo stati colpiti molto dalla variante brasiliana. I farmaci. Allora, sappiamo per certo che Remdesivir funziona bene sulla variante inglese, ci sono dati della letteratura che dimostrano una ottima attività. Per quanto riguarda la variante brasiliana, i presupposti ci sono perché il Remdesivir è un inibitore della polimerasi di SARS-CoV-2 ed è la polimerasi un sito che è poco interessato dalle mutazioni. Quindi i presupposti per pensare che il farmaco funzioni bene anche in questi soggetti ci sono tutti. Nel nostro laboratorio di virologia noi abbiamo isolato diversi ceppi di SARS-CoV-2 variante brasiliana e provvederemo proprio in questi giorni a testare il Remdesivir per verificare la capacità che abbiamo già dimostrato pienamente con il ceppo europeo, che è il ceppo originario, la capacità, diciamo, di questo farmaco di inibire l'attività di replica del virus variante brasiliana. Per quello che riguarda la gestione di questi pazienti, diciamo i protocolli di utilizzo dei farmaci non cambiano. Se stiamo osservando è un abbassamento dell'età media dei pazienti che si ricoverano e la necessità in un buon 50% di questi di avere supporti ventilatori anche importanti. Professoressa, e per quanto riguarda anche gli altri farmaci, quindi il cortisone, il supporto con l'infarina, eventuale plasmaterapia e anche gli antinfiammatori, sono comunque efficaci e comunque rientrano nella gestione anche dei pazienti con le varianti? Assolutamente sì, gli schemi di terapia sono esattamente gli stessi che stiamo adottando e che abbiamo adottato nel trattamento dei pazienti della ondata precedente, quella caratterizzata dalla circolazione del virus europeo. I farmaci sono sempre gli stessi, l'antivirale va somministrato nelle fasi precoci, diciamo entro i primi 10 giorni, il cortisone nei pazienti che hanno ospedalizzati che hanno necessità di un supporto ventilatorio con l'ossigeno, l'eparina a basso peso molecolare nei pazienti allettati, il plasma iperimmune nei pazienti che hanno una situazione di gravità intermedia e sono anch'essi in una fase molto precoce di infezione, vale lo stesso discorso che si fa per l'antivirale. Quindi gli schemi di terapia non si modificano, quello che stiamo osservando è un po' un abbassamento dell'età media dei pazienti ricoverati e in alcuni casi una evoluzione più severa della malattia. Professoressa, un'ultima domanda. C'è stato anche un po' di clamore sulla questione tamponi che potrebbero non funzionare più con le varianti.
Abbiamo qualche informazione in più? Allora, per quanto riguarda la diagnostica, è abbastanza caratteristico che le varianti inglesi non presentino l'amplificazione del gene S. E quindi un tampone che risulti positivo per altri geni ma non per il gene S, in presenza chiaramente di infezione, può suggerire l'esistenza della variante inglese, che deve essere comunque confermata attraverso il sequenziamento del virus. Per quanto riguarda la variante brasiliana e la variante sudafricana, che per fortuna è ancora estremamente poco diffusa nel nostro paese, i test di laboratorio non si modificano, quindi non è assolutamente possibile immaginare di avere una variante solo basandoci sui risultati della PCR dei tamponi nasofaringei.